Signori, siamo ancora qua. Race Off è sempre con voi. Gli appassionati di ippica, gli appassionati di trotto non possono fare a meno di ascoltarci, noi gli diamo soddisfazione. Siamo qua, ovviamente quello che vi parla al microfono è il vostro Bob e di fronte a me il grandissimo Big Mo. Ciao Big. Ciao a tutti, innanzitutto un saluto, ciao Ne. Mi raccomando. Esatto. E oggi siamo ancora super dotati, esatto. Giochiamo anche nei doppi sensi. Esatto. No? Siamo super dotati, abbiamo un super ospite. Un grandissimo allenatore, di tu il nome, Ciro Di Nardo. Ciro Di Nardo, grazie, ecco, che me l'hai lasciato dire. Stavolta è venuta bene, è la quinta che la facciamo. Ma noi bisogna essere costanti, esatto, noi ci siamo. Esatto. Ciao Ciro, come stai? Ciao, buonasera a tutti. Bene. Grazie, voi? Grazie. Stiamo tutti bene, perlomeno Moreno sì, è un po' pallidino, ma sai, Moreno quando non parla subito di genealogia di cavalli tende subito a intristirsi e a impallidirsi. No, mi piace parlare anche di allenamento, quindi oggi lasciamo parlare Ciro perché è un po' più afferrato di me, soprattutto di me in questione di allenamento di cavalli. Allora, io mi dichiaro subito, io sono molto affezionato a Ciro Di Nardo, quindi sono palesemente, lo dichiaro di parte, quindi mi fa particolarmente piacere averlo ospite in questa trasmissione. Tra l'altro Ciro, con cui abbiamo condiviso un paio di anni secondo me bellissimi nel nostro dorato mondo dell'ippica, dorato per quando lo vivi in una certa maniera, ovviamente poi ci sono mille problemi, e a Ciro sono molto affezionato e ho grande stima di lui. Viene da un'esperienza all'estero, è corretto Ciro? Sì, sono stato 2 anni in Francia. Adesso ho iniziato una collaborazione con Casillo e sono ritornato qua in Italia. Ma da quanto tempo sei ritornato? Ho sempre con me qualche cavallo francese che non ha abbandonato del tutto là in Francia, perché come sappiamo un po' tutti in Italia siamo messi sempre un po' sulle righe, quindi ho tenuto il salvagente. Via. Chi hai tenuto? Come si chiama? Il salvagente, ho tenuto un nome francese che... Da qua mi posso spostare facilmente a Cagnes-sur-Mer e posso sfruttare 2 cavalli che ho portato con me qua. Certo. E dove, sì, dove lavoravi in Francia? In Francia sono stato 4 mesi in un posto in campagna vicino Laval, un posto bellissimo per i cavalli, delle strutture immense. E poi mi sono trasferito a Grosbois dove... Non ci sono commenti, è il paradiso dei cavalli. Sì. Io ho un ricordo troppo, troppo bello per lasciarlo perdere, per non riportarlo anche ai nostri ascoltatori. Quando abbiamo fatto quello che la nostra trasferta a Parigi, eravamo al centro di allenamento. Siamo stati sfortunati però. Sì, diciamo sfortunati, poi diciamo ci poteva anche essere un po' più di collaborazione sotto i colori dell'Italia, no? Perché onestamente farci male tra di noi non è stata una bella idea, poi pazienza, noi abbiamo subito. Comunque chiudiamo questa parentesi, no? Però il ricordo di quell'avventura è stato comunque bello per tutto quello che c'è stato. Io non ero mai stato a Grosbois e io mi ricordo una mattina quando tu sei andato fuori con il tuo telefonino, ovviamente che mi hai lasciato anche i filmati, no? E vedere quel posto lì, dopo io ho passeggiato il cavallo con il mezzo dei castelli, è una roba che francamente sembra finta, eh? Sì, è rimasta così. Veramente è una cosa da vedere, dai, è inspiegabile, capito? Una cosa è parlare così, è una cosa starci sul posto, veramente è una cosa che ti vengono la pelle d'oca. E tu sei tornato lì, quindi a lavorare, eh? Così, alla faccia. Ciro, ti interrompo io. Io ho una mia teoria. Vorrei avere da te la conferma o la smentita. Secondo me noi abbiamo i migliori cavalli del mondo e i francesi hanno i migliori posti dove allenarli, vero? Sì, questo veramente. Noi abbiamo la migliore razza dopo anni e anni di selezione, e quello che mi fa più rabbia di tutte è che lo stiamo perdendo. Esatto. Cioè non gli diamo il giusto peso. Esatto. Capito? E da quando abbiamo questa è la rabbia che io ho, perché io là ho girato in Francia e tutto, ma al di là dei posti bellissimi, al di là dei premi che ci sono, e come ci sono cavalli veramente ingestibili, cavalli di che mi viene in mente quando ero ragazzino io, dei cavalli indomabili, non so come spiegare. No. Noi abbiamo la migliore qualità e non serve a niente, capito? Come dico io, noi in questi 40 anni abbiamo fatto dei passi da gigante in fatto di razza, ma abbiamo fatto dei passi indietro da gigante in fatto di strutture e di organizzazione.
confermo. Io è da quando abbiamo iniziato questa trasmissione che continuo a dire che la miglior razza del mondo è quella che nasce in Italia, e difatti abbiamo avuto dei risultati poi ultimamente. Sì, lo confermano i risultati, esatto. Quindi c'è poco da parlare. Esatto, però purtroppo le nostre strutture sono molto, 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 molto carenti. E... No, ma al di là delle strutture tutto... Non c'è la voglia adesso, capito? Sì. Tu vai negli ippodromi, vai nei centri di allenamento, vedi tutto un abbandono, è sì, quello che ti fa piangere proprio, sì, veramente. Sì, non c'è più la volontà, la forza di investire, di andare avanti, perché poi siamo messi come siamo messi, attenzione, perché non è colpa nostra sicuramente, capito? Sì, la gente è più facile che scappa via da questo mondo che viene ad investire qua. Certo, non ci sono più sicuramente è proprio quello che veramente fa rabbia, e quindi tra l'altro... poi là cioè, si inventano delle cose, capito? Corse sull'erba, corse sulla spiaggia, c'è molta gioventù, molti ragazzi, ragazzini, famiglie, come da noi, c'è un'ippica viva, capito? Quello è il senso che ti dà, no, quello che invece si è perso qua, capito? Sì. Purtroppo questo è il dramma. Direi che Bologna è un'isola felice, ma per il resto Bologna e Napoli, forse più Napoli che Bologna. No, direi più Bologna. Sì, Napoli sì, perché c'è molta passione, molti cavalli, molti proprietari, però alla ancora, fine capito ci cambia poco. Non si può vivere con due isole felici, bisognerebbe averne qualcuno in più, bisognerebbe averne Io tra l'altro racconto agli ascoltatori, ripeto, una stima a prescindere verso Ciro, perché personalmente da proprietario mi ha dato veramente tante soddisfazioni, pur non avendogli mai dato dei cavalli con dei potenziali tali da potergli agevolare il lavoro. Magari spero che qualche buon cavallo, ma è stato molto merito suo che li ha sviluppati in una certa maniera. Ma quello che volevo raccontare agli ascoltatori è che comunque la difficoltà del mondo dei cavalli, a prescindere da chi fa gli errori, si riflette poi nel fatto che, per esempio, un professionista come Ciro è costretto a... parliamo sempre di fughe di cervelli, no? Sì. Parliamo anche fughe di persone che devono allontanarsi dalla famiglia, no? Per andare comunque a sviluppare quello che è il loro lavoro. Cioè che è già... perché qui si fa fatica. Sì. Quindi volevo anche spezzare una... è proprio questa, hai centrato proprio il punto, Roby. A 50 anni come me ti fai la vita da zingara avanti, anche se poi noi come siamo noi nel mondo dei cavalli, quando stiamo vicino ai cavalli è come stare comunque alla fine zingaro, capito? Sei comunque zingaro nel senso di gitano del mondo sì. E quindi però ci vuole anche la buona volontà, questo era per dire che la volontà non è di tutti, tu ti sei impegnato anche ad affrontare a 50 anni, come hai detto tu, questa nuova avventura, che immagino non sia stata diciamo per che banale. A me un po' piace pure, voglio dire, nuove esperienze, vedere pure all'estero com'è e tutto, però capito, preferisco sempre stare vicino alla mia famiglia, lavorare, avere diciamo una cosa tranquilla e andare avanti, dove qua purtroppo non c'è più la possibilità, capito? Certo. Qua se investi tu su te stesso sei fallito prima che inizi, sei sempre sottoposto ai proprietari, tutto il sistema che non funziona e tutto, allora ho detto la miglior parte dove investire su me stesso oggigiorno è la Francia, nel DP, capito? Perché là ho comprato cavalli miei, capito? Cioè non è che ho avuto proprietari alle spalle e tutto, là ho fatto tutto da solo. Ah, quindi hai dovuto investire, capito? Completamente su te stesso. Sì, hai capito? E alla fine ho avuto ragione, perché là investire su te stesso lo puoi fare, capito? Sì. Perché a parte i premi sono molto più alti che qua, poi ti pagano dopo 15 giorni. Ma cioè, quindi è vero, ma quindi funziona. È vero. Sì, è verissimo. Tutto il sistema funziona e quindi tu puoi andare avanti, capito? Certo. Come infatti tutti i grandi allenatori, tutti grandi là, il 80% dei cavalli sono tutti di proprietà. Cioè i proprietari proprio ne sono pochi, capito? E non ne hanno nemmeno tanto bisogno, perché il sistema è diverso. Ah, quindi capito? L'80% dei cavalli sono di proprietà degli allenatori?
Esatto, degli allenatori guidatori. Questo non lo sapevo, non me lo immaginavo neanche. Difatti, se non mi sbaglio... La figura proprietario, là addirittura un allenatore può essere guidatore, proprietario, allevatore, cioè, capito? Fanno tutto da loro, capito? Ah. Difatti, se non mi sbaglio, allora, Ciro, è FaceTime Bourbon, c'è in mezzo anche Guaratò, vero, nella proprietà. Sì, sì, Guaratò pure che è uno dei primi là in Francia, ha pure lui tanti cavalli di proprietà, è allevatore, come Suluà, come Bazir, come i migliori, capito? Sì. Perché là il sistema ti porta a non essere dipeso da un proprietario, rispetto che come funziona qua in Italia, capito? Certo. Questo è un fattore importante, perché al di là di tutto, per carità, i proprietari ce ne sono tanti e molto sono bravi, capiscono il sacrificio che c'è dietro a questo lavoro e tutto, ma tanti non lo riescono a capire, capito? Quindi non so come spiegarti, cioè, però è molto chiaro. È cambiata anche la figura del proprietario con l'Ippica, cioè non c'era più, cioè, il proprietario era proprietario, il guidatore era guidatore. Sì, adesso il proprietario sono più investitori che i proprietari, veramente con la passione di una volta, capito? Sì, che sì, quando non guardano i conti scappano via. Sì, esatto. Molti non hanno la possibilità di essere proprietari e lo sono. È quello che dico io da una vita, esatto. È tutto una cosa che funziona male. Noi non siamo tutelati da nessuno, che questo è un fattore importante, capito? Sì. È veramente da fare qualcosa, ma di serio e di... È alla a più svelte possibile, capito? Certo. Perché avanti così si va alla deriva sicuro, capito? Ascolta Ciro, ti faccio una domanda, perché comunque abbiamo cercato, cioè quando ho ideato questa trasmissione, che ormai siamo già alla 12ª puntata e onestamente siamo contenti perché gli ascolti, e vi ringraziamo voi che ci dedicate questi tre quarti d'ora. Siamo alla 12ª puntata e non riusciamo ancora a accendere per bene. Ma sai com'è, mica nel professionismo, quando andremo nelle grandi emittenti dopo sarà già finito. Sì, ormai, esatto. No, però ho deciso di giocarmelo un po', cercando di dare voce a quelli che sono spesso dietro le quinte, che non è solo l'allenatore, ma spesso appunto c'è il proprietario, c'è quelli che fanno il corso gentleman che abbiamo intervistato la settimana scorsa, e ci sono quelli che sono gli artieri, che molte volte sono decisivi nel successo o insuccesso di una scuderia. Però voglio anche giocare un po' sul sano umorismo, perché molte volte ci si prende anche troppo seriamente. E quindi ti chiedevo, non è che tu sei andato in Francia per scappare dai proprietari come me? Un po' sì. Io no, come te sicuramente no. Ce ne fossero come te, dai, che tutte le mattine non erano per le scatole. Dai, Ciro, me lo sarebbe puoi dire. È tutto più facile. Cioè, tu diciamo che tu pure hai frequentato gli ippodromi, i colleghi e tutto, poi si parla, no, alla fine, sai, come tu vai dal barbiere e si parla un po' tu hai sentito pure tu delle cose che alla fine non fanno piacere, capito? Cioè, perché uno comunque la mattina viene a lavorare, ha delle spese, ha delle famiglie da mantenere e tutto, e poi tutto non funziona come deve, quindi è sempre tutto, è come il cane che si morde la coda, capito? Alla fine è così, Roby. Comunque non sei scappato solo sei andato là perché comunque era un'esperienza che era giusto fare, diciamo. Sì, te l'ho detto prima che a me piace pure fare delle nuove esperienze al di là di tutto, no? Però poi trovi l'occasione giusta da poter, come dire, traboccare la goccia che vai, capito, che parti. Cioè io qua prima che partissi avevo due cavalli di proprietà a società con un amico, li ho venduti e sono partito lì così diciamo all'avventura, un po' conoscevo, un po', però sono partito così da zero, capito? Eppure là, diciamo, poi ho avuto delle belle soddisfazioni che in un anno sono riuscito a vincere 9 corse con cavalli presi a reclamare, cavalli, sai, perché non è che poi là i prezzi, se vai vicino alla qualità, non è come in Italia, giustamente, perché si parlano di altre cifre.
e le mie possibilità erano cavalli a reclamare, avere un budget limitato, capito? E comunque mi sono difeso, ho avuto belle soddisfazioni, anche se piccole, però alla fine sono importanti per me, capito? No, ma poi tu hai sempre avuto questa grande capacità, questa l'ho vissuta direttamente, appunto di andare a recuperare cavalli che non riuscivano a rendere secondo le loro possibilità, cioè non, questa capacità di intercettare un problema e di risolverlo, che è un, secondo me è una tua peculiarità. Del resto voglio ricordarlo, la famiglia Di Nardo con i cavalli, c'è una storia molto importante dietro, adesso senza adesso per forza cadere sul fatto che adesso Antonio è in testa alle classifiche di vittorie, parlo proprio della famiglia, cioè che ho avuto modo di conoscere, quindi c'è proprio un vissuto del mondo dei cavalli, cosa che tra l'altro è una caratteristica tipica di molti allenatori del sud, cioè si tramandano, non che al nord non sia così, però c'è più al sud, più, le famiglie, le famiglie ippiche sono, adesso sono più radicate al sud, una volta magari qua da noi, ma adesso sono molto più radicate. E quindi sviluppi quella sensibilità di intercettare magari un problema che magari alcuni non riescono a capire, perché c'è proprio un vissuto. Tu mi raccontavi, Ciro, confermamelo, che tu da piccolino con tuo padre già andavi lì, ti indicava, ti suggeriva. No, poi questo è un lavoro che o c'è la passione lo fai, perché tu sai tutti i sacrifici che ci sono in questo mondo. Certo. O hai la vera passione e vai avanti, se no non riesci ad arrivare all'obiettivo, capito? Perché veramente ci vuole tanta tanta passione e tanto tanto sacrifici. Quindi ti ho detto, io mi sono tolto comunque lo sfizio di vincere con un cavallo a Vincennes all'Elite del nome, Prosto, nome, cavallo che avete a Vincennes, devi dirmi il nome, sennò... Il cavallo è Claire Magique, si chiama, Claire è un Magique. Francese di 5 anni che adesso qua con me, mi ha tolto la soddisfazione di vincere io personalmente, non essendo un guidatore, capito? Ti faccio complimenti. Ho vinto a Cagnes-sur-Mer, ho vinto in un ippodromo vicino Lione a Fer. Capito? Sono piccole soddisfazioni che comunque a me mi gratificano, no? Del lavoro e dei sacrifici che uno fa, che sono tanti. Capito? Davvero, certo. E ascoltami, dimmi due cose, poi dopo ritorniamo alla tua, al tuo ritorno, giochiamo. Le due cose più belle che ti porti via dall'esperienza francese, puoi anche dirmi la baguette, non è che devi parlarmi per forza di cavalli. La baguette lì è buona, il resto meno, però. Senti, io quello che ho notato stando in Francia, che veramente andavo negli ippodromi... Ma non parliamo di ippodromi che conosciamo un po' tutti, tipo Vincennes, Cagnes-sur-Mer, pure ippodromi secondari, sai, di provincia, che vedevi una cosa viva, come ti devo dire, a volte dei posti di campagna, vedevi talmente di quella gente, vedevi la brace con le salsicce, no, per dire, a me mi faceva venire in mente quando ero bambino andavo negli ippodromi privati, no? Certo. Con mio padre, mio fratello. E mi riempiva di gioia quella cosa, mi ricordava dei momenti belli che stavano qua in Italia, no? Certo. È veramente stata una bella esperienza. Ti sei fatto un tuffo nelle cose belle del tuo passato. Sì, capito. E sei dovuto andare in Francia per farlo. Mi ha riportato agli anni belli dell'Italia, vedendo l'ippica viva, cioè la parola giusta è l'ippica viva, capito? Certo. Quella che adesso non vedo più qua, capito? Ma in tutto, capito? In tutto la filiera, certo. In tutto... quello che ci circonda pure, capito? E la seconda questa è stata la prima esperienza, la seconda che ti porti via con un sorriso? La seconda cosa è che mi sono tolto la soddisfazione di vincere a Vincennes, al Plateau de Gravel, comunque è una bella soddisfazione. Soprattutto perché, ripeto... sulla pista di Carbonella... ci hanno provato in tanti e non sono riusciti. Io fortunatamente ci sono riuscito, capito? Ma hai fatto una promenade de Chanté, come dice il tuo conterraneo, oppure è stata una corsa vinta all'ultimo? No, il cavallo corse alla grandissima, tutta la strada di fuori e poi vince facile. Porco Giuda. Se te la vedi, quella corsa è veramente una bella corsa. Allora, me l'ha fatta vedere sicuro. All'epoca. Sì. Chi la guidava? Bion Goop? Sì, no. Sì. Poi tante corse l'ha vinte pure Gabriele Gelormini per me. Bravo, poi non conoscendo bene la lingua, allora mi affidavo a Gabriele,
tra l'altro è un bravo guidatore, sì, attenzione, sì. Sì, sì, pure sì, per una comunicazione più facile, capito? Certo. Perché poi, ah, questa è una cosa bella che mi portavo. Dai, dai. La comunicazione con i francesi, guidatore a spiegare, sai, un po' i soggetti, no? Non sapendo parlare bene francese, alla fine era un film comico, sai? C'è solo del gran casino, poi dicevo fai quello che ti pare, poi, alla fine... Guarda, tra l'altro c'era appunto, conoscendoti, no? Sai che se uno... tendenzialmente dai le indicazioni, poi non è che a un certo punto andate su. Scusa, piccolo aneddoto, io mi ricordo una volta a Bologna che c'era Gianvito che doveva guidare Orchidea alla Sol, sì, che era una delle prime cose che va alla Nevrile, quindi partiva col 7, sì, me lo ricordo ancora, e tu gli dici mi raccomando, quando vedi che incomincia a tirare non chiuderti, cioè dalle aria, no? Sì. E lui invece è il contrario. Lui ovviamente, ovviamente nel senso che sì, poi voglio dire, quando sei in pista, sì, sì, ovviamente poi ci sono situazioni, sì, per cui personalizzi, sì, no? Però la cosa che mi è rimasta impressa, al di là della cosa che dopo la cavalla sbagliò perché ovviamente si era troppo caricata, andò di galoppo, che... quando tornò in scuderia che cercò di spiegare alla faccia di Ciro Di Nardo, io ve l'assicuro, voi non la potete mai, con la sua impassibilità, no, che però comunica, gli ho detto ma io che parlo a fare io. È una cosa buffa, ovviamente non è una critica verso nessuno, no? Però io mi ricordo che tra le cose belle che mi porto dietro quella, no? Come tra le cose belle la voglio ricordare, il pianto più, uno dei pianti più lunghi che ho fatto è quando tu, Ciro, hai vinto a Treviso con Norma Font, cavalla che era, non la voleva più vedere, sì, nessuno, sì, no? Sì, voi, sì, mi avete, sì, fatto quel regalo, una cavalla a cui ero e sono, sì, partito dietro a questo lavoro ci sono pure queste piccole cose che alla fine le conosci tu che sei il proprietario, io che sono, diciamo, però sono cose importanti per... Ma sono fondamentali le emozioni, stanno queste. Stanno mancando, capito? Certo. Perché alla fine siamo tutti bravi a vedere i campioni, capito? Però dietro ai campioni c'è tanta gente, tante persone che lavorano comunque, che hanno pure loro delle piccole soddisfazioni che ti fanno andare avanti. E tutto questo sta mancando qua in Italia, capito? Perciò dico, è un'ippica spenta, un'ippica che non ti dà più emozione, perché questo è un lavoro, al di là di tutto hai bisogno di emozioni, di essere, bravo, gratificato, capito? Anche nelle piccole corse è una corsa a vendere, certo, capito? Certo. E invece qua questo è quello che ti manca e... non lo so come spiegare, Robby. No, ma mi fa, guarda, davvero tanto piacere, Ciro, sentirti. E comunque adesso, senza andare sempre nella Marcord, però ci tenevo a dire, sì, questi episodi, perché è nel, sì, piccolo, sì, sì, che il proprietario, sì, piccolino, quale potevo essere io, può, sì, galleggiare, può divertirsi anche con queste soddisfazioni. Qui non, no, importa vincere, sì, il derby, sì, sì, è una domanda, sì, che cerco, sì, di fare. Non è solo quello per cui si va nei cavalli, sì, se no sarebbero tre proprietari, due allenatori forse. E, sì, comunque torniamo all'attualità, Ciro. Allora, tu adesso sei tornato in Italia perché comunque volevi riavvicinarti alla famiglia, e come non, sì, capirti. E, sì, e adesso quindi sei presso la scuderia. Adesso io lavoro con Casillo al reparto Puledri. Sì. Ho, ah, non in geriatria. Puledri con la lettera C, sì, diciamo, questi di quest'anno che dovrebbero debuttare l'anno prossimo agosto. Uh-huh. Sto bene, Casillo mi ha dato carta bianca, si lavora bene, ho cinque ragazzi qua, veramente si danno da fare, il posto è accettabile dove sto e procede tutto bene. Dove sei, Ciro? Io adesso sto all'ex Gardesana. Ah, l'ex Gardesana. Sì, 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 all'Arciano. Sì, 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 no, no, so dov'è perché ho un mio amico lì dentro, sì. Massimo Compagno, lo conosci? No, all'ex Gardesana, no, a Padova, io sto all'Arciano. Ah, ho capito, sì, era di Toscana. Proprietà della Gardesana dove aveva i Pulesi a domare e tutto, poi l'ha comprato, sì, sì, sì. Querci, la famiglia Querci. Sì, 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 no, che, no, pensavo Piove di Sacco, pensavo, la Gardesana, sì, lì, lì in Toscana. No, Gardesana, no, quella là è sempre là, sì, è a Piove di Sacco. Sì, 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 no, no, sì, ecco, avevo sentito Gardesana, avevo collegato, sì, non avevo collegato che avevano la sezione Puledri lì
Larchan, è vero. Sì. Ascolta, adesso siamo, questa è la puntata, chiamiamola, di Natale. Torni, stai in famiglia a Ravenna, vai a Napoli con tua fratella? No, io per Natale sto con la famiglia giù, perché pure mia moglie è di Napoli, ha la famiglia giù, e, sì, e partiamo insieme, andiamo Natale Santo Stefano a Napoli e poi risaliamo tu. Sai, perché i cavalli non è che li puoi lasciare molto, capito? No, il Natale non lo festeggiano. Sì, sì. Ciro, dammi un nome dei puledri, dai, dammi un nome. Un nome di un puledro che ti fa sognare, dai. Credit Cash AS, è una femmina. Una figlia di Ready Cash? È una figlia di Rally Express. Ah, Rally Express. Ah, buono. È una figlia di, sì, il papà di Rally Express. Sì, 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 Ready Cash. Sì, 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 sì. Sì, buona, buona. C'ha tutte le caratteristiche. È una puledra bravissima, un trotto facile, una bella struttura, fa veramente sognare. Dai, adesso è ancora presto, perché è presto. Dei cambiamenti, però ha tutte le carte in regola per far bene. E beh, c'è anche un allenatore capace, sì, quindi appunto, ha carte in regola. Vabbè, no? Quello là non lo so, però il resto sì. Dai, è più, con le genealogie però è più facile lavorare, dai. Sì, sì, sì. Con le genealogie, no, buone. Con le genealogie qua, ti ho detto, qua in tre giorni sembrano già cavalli vecchi. Sì, 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 sì. Veramente. Perciò, come ti ho detto prima, la rabbia è sempre quella, capite? Che noi abbiamo una qualità veramente che fa invidia al mondo. Sì, 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 tono, io da quando abbiamo iniziato sta puntata, che poi è saltato fuori Zacco Joe negli Stati Uniti, ma io avevo già anticipato, è saltato fuori Zarenne Fass, è saltato fuori altri cavalli, però già dalla prima puntata io ho detto abbiamo le migliori genealogie del mondo, effettivamente, e poi si è dimostrato, ecco. Poi, come no, probabilmente si dimostrerà anche nell'America, perché sono convinto che un cavallo nato in Italia, non di proprietà, perché sai, Festin Bourbon è semplice, è nato in Francia, ma nato in Italia, sono convinto che si piazzi nell'America, sono convinto. Sì, non abbiamo ottimi cavalli. Sì. Ascoltami, parliamo un po' degli avvenimenti di questo weekend prenatalizio. Ciro, se hai ancora un minuto da darci, poi dopo ti liberiamo. Sì. Allora, in Francia abbiamo il Tenor de Baume e il Continental, che servono per le qualificazioni all'Amérique. E abbiamo parecchi contendenti italiani, tra cui adesso me vado a memoria: Vitruvio, Vivid Wise AS, Voltaire Gifont, il quarto del. Poi abbiamo Volnick Ducras, esattamente. Poi invece dall'altra parte abbiamo il Zarenne Fass e Zabulfi. E poi Festai Bourbon, che è italiano, anche se è francese, di proprietà italiana. E così spieghiamo anche il fatto che a Bologna invece c'è la finale dei quattro anni, in cui appunto non ci sono Zarenne Fass, Zabulfi, ma ce ne sono altri, perché appunto hanno fatto la scelta. Zacco Joe non c'è perché è fermo, tutte quelle cose lì. Allora, di questi cavalli qui che ti ho detto, hai delle simpatie, delle preferenze? Ritieni che qualcuno abbia più chance di ben figurare in questi giorni? Per il Tenor de Bonne, a me il cavallo italiano Vitruvio o qualcun altro che adesso non mi ricordo, già hanno fatto esperienze là non positive. Sì. Il cavallo che, se ha uno schema favorevole, ci può stare, secondo me, che già l'ha dimostrato, è quello Vivid Wise. Vivid Wise S. Anche se la distanza non è proprio quella che piace a lui, però lui ha le caratteristiche da poter fare bene. L'altro gran premio Festin Bourbon sta volando in Francia, quindi non lo so se anche se Zarenne Fass sta andando forte cose, anche lui, però mi sembra però, un po' superiore, sarà sicuramente un bel match, però ti dico che Festin Bourbon è un gollo eccezionale, per me vince anche non sarà tanto facile batterlo. Cavalli più forti di questo momento secondo te chi sono, Ciro? Non ho capito. I tre cavalli più forti di questo momento. Siamo a un mese dall'America, più o meno. Chi sono i tre più forti? Festin Bourbon, l'hai detto praticamente. Poi? Dei quattro anni, Festin Bourbon, poi ci sono... No, ma in generale, i cavalli che secondo te in questo momento sono i più forti?
Ma in Francia o... In generale, quelli che si potrebbero trovare all'America. Ma FaceTime Bourbon poi non lo so se lo fanno l'America, perché lui ha 4 anni, eh. E sì, non lo so se provano a farlo a 5 anni l'anno prossimo. Paul Deagle l'ha vinto a 5 anni dopo che ha vinto il Grand Criterium, quindi lui per me sarebbe già in grado di vincerlo. Perché non c'è, sì, non c'è perché adesso come in anziani in Francia proprio non c'è proprio il vero crack, capito? No, si alternano un po'. Buoni cavalli sì, ma il vero crack non c'è, e per me sì, lui è il vero crack. Sì, adesso lui sì, c'è sì, la squadra di Basir che è fortissima, sì, perché ha 4-5 cavalli, però non ha il crack, hai capito? Quindi sì, sì, secondo me sì, sì, potrebbe azzardarsi a farla, anzi sono sicuro che la farà. Sì, perché... in questo momento di forma, se ci può pure provare, c'ha la sua chance, secondo sì, me. Sì, capito? Poi la Basir, capito, non ti fa capire molto bene, perché no, lui a volte fa pure delle corse di preparazione, sì, cose, sì, poi al momento giusto sì, può darti che è pronto ed è presente, lui, capito? Sì, con Davison Dupont, secondo me è invalutabile, però sì, diciamo il cavallo che adesso veramente sta facendo cose, quel FaceTime Bourbon. Sì, sì, sta sì, facendo veramente sì, poi fa tutto facile, capito? Mi ricordi il Bold Eagle dei tempi migliori. Sì, Bold sì, Eagle l'altro giorno pure corre meglio, sì, perde però... da Della De Pomu rispetto a come stava correndo, e può essere pure lui, capito, in gioco sicuramente. Per una piazza direi, per la sì, vittoria sì, difficilmente, sì, difficilmente, sì, perché non è più il cavallo che era, non è più, cioè, gli manca, sì, sui 2100 è ancora un ottimo cavallo, sui sì, 2007 comincia a diventare un po' lunga per lui. La corsa gli deve venire a pennello, esatto, capito? Se gli viene a pennello, esatto, lui c'ha sempre la sì, stoccata che fa sì, male. Sì. Però se devo anticipare, se deve anticipare, esatto, non lo so, esatto, esatto, non so, se deve anticipare la stoccata alla fine perde qualcosa, sì, se invece sì, magari sì, gli viene bene che riesce a darla all'ultimo momento, può darsi, esatto, che la sorpresa sì, ci sia, hai ragione, sì, 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 sì. E lì in scuderia da Casillo, i due cavalli che, su cui magari c'è più attenzione, così, se ce ne sono, adesso perdonami, non, chi sono? Approvato. Io, Robby, la verità non è che li conosco tutti. Ah, tutti, sei solo nel reparto bambini? Da un altro centro, capito? Ah, okay. Rispetto, però quello che poco che ho seguito, lui c'ha quel cock style che ha fatto quella corsa lì in Francia. Che è un po' deluso, Ha deluso, cioè, ha deluso, secondo me ha deluso più Antonio la guidata che il cavallo, perché là sono piste e corse rispetto all'Italia un po' diverse. Non... Sì, oddio, fatto. Ha corso molto da protagonista, traffi, capito? Sì. Dopo fai fatica ad arrivare a casa, però comunque resta un cavallo che in Italia ha fatto vedere il suo valore, è un cavallo buonissimo. Sì. C'ha qualche cavallo giovane che pure promette bene, Gennaro, poi c'ha tanti routiner che vincono molte corse. Sì, ho visto, domani a Bologna c'è tuo fratello con Zefi Rodette, che tra le altre cose è favorito, e poi Gennaro ha due cavalli, con uno sì, che lo guida l'altro tuo fratello Antonio, Zabdi Cirifalco, che sta andando veramente forte, e Ziguli dei Greppi. Sì. Quindi domani sei proprio anche dentro a Bologna, nel Gran Premio Bologna, perché hai tutti e due i fratelli che corrono. Sì. Senti, quel Zappa di Cifalco è un cavallo che va fortissimo. Qualche volta butta si via, è promesso per qualche sì, errore. Sì, però butta via delle corse già vinte. Sì. Però va veramente sì, se la prende però dritta veramente va veramente forte, sì, sì. Sì. Diciamo che i due cavalli di chance sono quelli di Gaetano e l'altro di Guzzinati, che Zilat, che sono Zilat, cavalli più sicuri, capito? Sì, sì, Zefiro va, Antonio va forte, Zefiro deve... va veramente forte, sì, sì, Zefiro sì, detto sì, adesso va veramente forte, sì, sì. Poi sì, sai, hanno numeri migliori, 1 e 2, invece sì, Zab di Girifalco al 9, che poi secondo me non è neanche male, anzi forse il miglior numero per lui, perché è fuori da sì, tutto, perché lui poi esatto, non è un provetto partitore, esatto, quindi, capito, esatto, più allargo è meglio è. Sta... però se gli viene la corsa la stoccata la può dare anche sì, lui sì, 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 va forte sì, veramente anche lui sì. Ultimissima sì, domanda per Ciro, così dopo lasciamo anche spazio alla parte genealogica di, ecco, genealogica di Moreno. Non ho detto geriatrica, sì, ho detto genealogica. Sì, 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 sì. Ciro, prima di appunto di salutarti, se tu
dovessi fare allevatore in questo momento, e a prescindere dal fatto che poi gli incroci sono fondamentali, cioè devi capire anche qual è la fattrice, però quali sono gli stalloni, diciamo, un po' più nuovi che ti incuriosirebbero per investire? Adesso Italia, diciamo, i stalloni che stanno andando molto sia in Francia sia in Europa sono sempre gli eredi di Red Cash, capito? Perché lui, diciamo, che sta, pure in Francia c'erano in quella corsa buona 8 su 15 figli di Red Cash, capito? Quindi punterei su quella linea là. Certo. Capito? Tipo Rally Express, tipo Brillantissime, ce ne sono tanti in Francia che stanno andando molto bene. Ciro. E poi sempre perché lui c'ha comunque dell'americano dentro, capito? Sì. Quindi sì, è più sul sicuro. Anche sì, dell'italiano dentro, perché la bisnonna di Reddy Cash era, se te la ricordi, una cavalla qua di Bologna, di Viscardo, a Ganur. Sì, sì, cioè, sì. Quindi il bisnonno Mickey Viking era figlio di... Sì, quindi andiamo indietro, anni 60 andiamo indietro. Ecco. Sì, sì, sì. E sì, poi ti volevo chiedere una cosa, è una convinzione che ho io. Adesso, per il momento, i fatti mi danno ragione, però volevo una conferma da te, visto che hai allenato in Italia e in Francia. I figli di Reddy Cash non sono più adatti alla Francia che all'Italia. Non sono cavalli che con le piste piccole vanno un po' fuori di testa e vanno, cioè a me sembra così, cioè bei cavalli, sì, promettono, sì, però sì, non sì, mantengono mai per il fatto delle piste o dei centri allenamento. Ce ne sono tanti, no, non solo per il fatto delle piste, ma proprio se c'è una linea materna, capito, molto, molto tranquilla, può venire fuori un Reddy Cash che è ingestibile, sicuramente. Sì, in Francia sì, ce ne sono tanti, sì, in Italia ce ne sono tanti, sì, però se trovi la linea giusta femminile, perché hanno una potenza e sì, caratura micidiale, sì, capito? Però io ho la convinzione che in Italia siano un po' sprecati. Io, se avessi un Reddy Cash, ad esempio, lo manderei in Francia a domare, perché hanno piste più ampie, sì, sì, hanno spazi, sì, più là, ampi. Le strutture sono, sì, esatto, le strutture sono immense. Perché sono cavalli, secondo me, che hanno bisogno di spazi, non hanno bisogno di vedere la pista come la vedono qua in Italia sempre. Hanno bisogno, sì, più, sì, di aria, come sì, là, poi, perché tu i cavalli in pista li hai lavorati poco, là li portavi sempre fuori in mezzo al bosco, almeno penso, eh? Sì, è sì, vero? No, la pista la vedi poco, i cavalli fanno molte passeggiate nel bosco, esatto, ci sono piste dritte da 1750, esatto, da un chilometro, da 1500 in salita. Il cavallo si stressa molto meno. Sì, sì, non fatelo sapere agli italiani, che dopo se ne hanno a mano. Lo sanno benissimo, lo sanno. Perché, scusami, tu parli per il cavallo, mettiti anche chi deve andare fuori la mattina, sì, 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 no, per ma sempre fare 10 giri di pista. Ma è un miracolo che saltino fuori questi cavalli. Quello che dico io con le strutture che abbiamo è un miracolo, è un miracolo. Dei grandi professionisti abbiamo noi, assolutamente. E adesso ne abbiamo di nuovo uno di più qua da noi, esatto, che è appunto Ciro Di Nardo. Ciro, noi ti ringraziamo veramente tanto. Grazie Ciro, gli auguri di buon Natale sono dovuti e soprattutto molto, molto sentiti, gentilissimi. E grazie, poi grazie, mi auguro, grazie, di incontrarti veramente, sì, prestissimo, per ricordare qualcosa delle tante, sì, cose belle che abbiamo condiviso. Ciro, quindi, okay, buona avventura, buona fine anno, buon Natale, grazie, soprattutto buona buona a tutti voi, e buon Natale a tutti voi. Grazie, grazie, grazie Ciro, grazie. Ciao, 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 ciao Ciro, ciao, ciao, ciao. Allora, io sono contento di averlo sentito, perché è veramente una persona a cui sono, sì, affezionato. E, tra l'altro, ti voglio far notare una cosa. Lui ha tranquillamente detto, ha sbagliato Antonio. Sì. Cioè, è una famiglia, sì, ve l'ho conosciuto, che, sì, voglio dire, sì, ma senza che questo crei i presupposti per... Io ho sentito la discussione tra di loro. Sì, io ho sentito anch'io la stessa storia. Ha sbagliato Antonio dopo la corsa, però dopo la corsa siamo tutti bravi. Sì. Allora, il cavallo ha ceduto a 100 metri dal palo. Probabilmente, sì, Antonio se lo sentiva bello in mano. Sicuro, e il cavallo, Antonio, ecco, sa guidare bene. Esatto, il cavallo probabilmente a 100 metri dal palo ha lasciato di stucco anche Antonio. Io, certo, non sono convinto, cioè, a corsa vista ha sbagliato, ma a corsa vista siamo tutti bravi. Certo. Quando sei lì
sopra. Allora, se si ferma a 400 metri dall'arrivo, ha sbagliato Antonio. Se si ferma a 100 metri dal palo, secondo me può darsi che abbia mollato un'imboccatura anche improvvisamente. Perché c'è... lui i cavalli li conosce, quindi c'è, hai capito... Non me la sento di dar la colpa. Lui, no, no, ma infatti lui... non volevo soffermarmi sulla colpa. Il fatto che ho sempre apprezzato, sì, conoscendoli tutti. Che si dicono le cose. Sì, no, no, ma è giusto. Ma è no, giusto, perché ma poi ripeto: è giusto, poi ognuno non ha la verità in mano, Antonio non ha la verità in mano. Però quando dici, guarda, secondo me Antonio potevi fare meglio. Che invece molte volte ci si nasconde dietro a dei finti complimenti. Ma corsa vista ha ragione Ciro. A corsa vista. Certo. Però quando sei sopra il cavallo, io non c'ero sopra il cavallo, non posso dirlo. Perché se lui manda subito Cicca de Jour, che se mi sembra, probabilmente il cavallo prende fiato e si piazza. È uscita la protesi, Cicca de Jour. No, no, il ponte, sì, stavo guardando. Hai capito? Se manda subito quella cavalla lì, beh, lui probabilmente pensava che la cavalla si fermasse, invece è una cavalla che si era già piazzata in una B e ha stracorso anche lei, perché mi sembra che sia ancora secondo o terza, quindi è stracorso, e se manda la cavalla corsa vista probabilmente lui è più avanti, però a corsa vista, insisto nel dire, quando sei lì sono decisioni che devi prendere in una frazione di secondo, poi alla fine perdi, vabbè. Però vedi, sono esperienze importanti, perché visto che immagino che Kirkstyle non abbia mai corso in una corsa di quel tipo lì. No, di quel tipo lì no, comunque ha vinto, ha vinto il derby norvegese sui 2600, quindi certo, la distanza la fai, capito? Però, come dico io preferisco il guidatore che va a correre e perde, certo, piuttosto che uno che perde e che non va a correre, perché quando non vai mai a correre non sai mai cosa hai in mano. Certo. Invece adesso lo sa che gli mancano 100 metri e probabilmente la prossima volta correrà in un'altra maniera. Tutto lì. Certo. E poi ti ho detto, poi sì, a corsa vista ha sbagliato, è vero, però... No, anche lì, scusa, non è che ha fatto una scelta che sbagliata, poi alla fine esatto, non ha sbagliato, però il fatto esatto, di poter molte volte, scusami, lì voglio il fatto che alla fine poi tutti comunque analizzi e cerchi di capire se la scelta è stata la migliore, è un segno, secondo me, sempre comunque di intelligenza. Esatto. Molti invece si parte dal presupposto che comunque ha fatto bene. Esatto. È colpa del cavallo, è colpa della pista. È solo quello che è un dato che ho sempre apprezzato. Il fatto di dire potevo fare meglio. Sì, certo. E lì devo dire la verità, che l'ho sempre riscontrato. Solamente gli stupidi non possono mai far meglio, è sempre colpa degli altri. Perché è facile poi se sempre dalla colpa, no? Quando dico io, i buoni sono fortunati e i tristi sono sfigati. Tanto la vita è fatta così. Cioè, uno che è buono da niente è sfortunato, dà sempre la colpa alla sfortuna. Uno invece che è bravo, guarda, è fortunato. No, la fortuna e la sfortuna non esistono. Ci sono i bravi, i meno bravi e proprio quelli che non valgono niente. E le situazioni, fortunato sfortunato, ma che generalmente poi nel tempo è difficile che diventino perenni. Sì, esatto, cambiano. Situazioni che purtroppo non ti va tutto per le dritte, ma non è sfortuna. Cioè, sono situazioni contingenti. Ecco. Certo. Ecco. No, però scusami, tanto per ironizzare, se ti arriva addosso un tram e tu stai guidando. Sì, ecco, allora è la tipica situazione. Scusa, io ho un amico che è stato tirato sotto da un'auto elettrica mentre attraversava con il verde. Sì. Ecco, quella è sfortuna. Quello per dire, esiste l'episodio sfortunato. Sì, perché se la macchina non era elettrica, lui se ne accorgeva e poteva evitarla. Ecco, è vero. Ecco, quella, c'è anche il dato del silenzio, è vero. Quella è proprio sfortuna. Ecco, quello non è un motivo contingente. Certo. Lui passava il verde, col verde c'era il semaforo, c'era quest'altro, si doveva fermare, non si è fermato. In più aveva anche un'auto elettrica che il mio amico non l'ha sentita, è stato investito in pieno. Ecco, allora questa è sfortuna, però non penso che capiti tre volte al giorno una cosa del genere, hai capito? Ecco. L'episodio esiste, ma è l'episodio. Ecco. Ascoltami, andiamo allora dei Gran Premi francesi, ne abbiamo parlato. Sì. Di genealogia abbiamo visto. Io ti volevo rubare per questi ultimi 5 minuti della trasmissione una battuta su quella che è stata una tua personale soddisfazione, anche del tuo amico, di un cavallo
cavallo che ti sì, allora, che come... ha stravinto ieri, esatto. Figlio di Ganimede. Esatto, esatto, il tuo stallone. Allora, come diceva prima Ciro, non c'è più passione. Io ce l'ho ancora, passione. Allora, ieri ha vinto a Milano un puledro allenato da il mio migliore amico e io ho guardato la corsa 12 volte, ma non perché ho giocato, perché per la soddisfazione che ho avuto per il mio amico. Il cavallo è Bon Jovi MMG. Diamogli un nome. Compagno, Massimo, cavolo, Compagno, Massimo Compagno, che è un grandissimo preparatore soprattutto di puledri, ma a parte anche di cavalli anziani, che ha ripreso cavalli finiti e li ha riportati a certi livelli, non facciamo nomi, Pantera del Pino, ecco, una. Sono cognomi, sì, ecco. Una, l'ultima, ecco, ma per il passato già tante altre. Io ho avuto i cavalli da lui finché ho avuto i cavalli e tutto, siamo grandissimi amici e lui con pochissimo materiale, con, no, perché non so bene per quale ragione non sia considerato, però vabbè, lasciamo stare, non, e riesce sempre a tirar fuori qualcosa di speciale. Ricordiamo che il record dei deputanti del 17 luglio del 2007, se non mi sbaglio, 1,59 Milano, ce l'ha ancora Alesso Mast con Massimo Compagno. E appunto ieri ha vinto questa corsa a Milano contro Buffon ZS e con tanti altri buonissimi cavalli sui 2,250, pista infame, facendo 1,14 l'ultimo chilometro con Federico Esposito spalle indietro. Quindi un cavallo che va... Il nome del cavallo, che o l'ho perso, non l'ho sentito... Il nome del cavallo? Bon Jovi MMG. Bon Jovi, Bon Jovi MMG, un figlio di Ganimede e Etelblack, di Mauro Prospero, l'ha domato Massimo, l'ha fatto debuttare Massimo, un cavallo che ha 5 corse, 4 primi, un secondo che non stava benissimo quando ha fatto il secondo, difatti dopo è stato fermo un po' di tempo, poi è rientrato, ha vinto a Firenze, pista infame in 22, poi ha vinto il cupolone a Firenze sempre con Federico Esposito e ieri ha vinto appunto questa corsa a Milano sui 2250 contro buonissimi cavalli, uno Ben Gurion Jet di Smorgon, l'altro appunto come dicevo Buffon ZS di Baroncini, l'altro era il cavallo di Goccia d'Oro Boltigerer, cavalli tutti buoni, ma isolandosi proprio, facendo di suo, facendo a spalle indietro, ecco, questo considero un buon cavallo e sono contento perché è proprio soddisfazione parlare di Massimo, come dico, no, infatti è giusto che ne parli anche perché è un cavallo domato quest'anno è quello, quello lì. L'anno scorso ha domato una cavalla al Bacchiara Dippa, che una buona cavalla che poi è passata a Ellert, che poi adesso è stata venduta, comunque una buona cavalla figlia di Ghibellino, quindi neanche genealogia, vorrei ricordare. Ma Ghibellino che genealogia ha? Scusami, visto che... Ghibellino deve essere un figlio di Pine Chip, una buona genealogia, sì, un Pine Chip è. Però tutti avanti, Sì, sono cavalli un po' strani, lo stesso Pine Chip debuttò a 3 anni, a 2 anni non corse, cavalli non particolarmente... Da correre di fuori, cavalli che durano il giusto, non è che Primavera S è una cavalla di fatto da Guerra Pid Pine Chip che corre fino a 10 anni, strano. Ricordiamo che adesso Primavera S correrà domani a Bologna. Corre a Bologna per il palio il trofeo della Croce Rossa con la Jessica. Sì. Ti vorrei ricordare i puledri Zazà del Pino, Zingara del Pino, Zeus Indal, Zeus K, Zilanda S, che domani corre nel Gran Premio, cavalla domata da Compagno, passato poi in scuderia Goccia d'Oro, una cavalla che non era considerata un granché perché è una cavalla piccolina, finché Compagno l'ha portata a fare 1,58, dopo è passata scuderia di Goccia d'Oro, perché va così, certo. La gente... Comunque, visto che hai anticipato di domani all'ippodromo, visto che domani è una giornata importante, sì, il titolo del trotto Bologna Capitale, esatto, se ho letto bene. Vabbè, abbiamo un cosa succede premio. Domani a Bologna? Diciamo sì, che adesso noi abbiamo raccontato un po' della storia di Ciro Di Nardo, abbiamo parlato giustamente di Compagno e della grossa soddisfazione che ieri e ti ha anche regalato, ma parliamo per chiudere della corsa di domani.
Domani la finale dei quattro anni. La finale dei quattro anni, poi giorno di Santo Stefano c'è la finale Master con i migliori anziani, c'è Sonia, c'è Razzi Bocco, c'è la Panterona del Pino, ci sono tutti, una classifica stilata nei gran premi dei cavalli che corrono nel nostro circuito, e finiamo con il giorno della Befana, dove c'è la vittoria, il premio della vittoria, il primo gran premio dell'anno. Effettivamente in 15 giorni abbiamo tre gran premi, il trofeo Croce Rossa, che per i gentleman è un bel evento, una specie di campionato italiano, ecco, certo, dove partecipano tra i migliori gentleman. Ma manco io. Beh sì, effettivamente, ma anche tu non hai rinnovato. Infatti mi meraviglio che lo facciano, esatto, perché pensavo che non li facessero, esatto, più. Esatto, mancate tu e Masetti e non si può fare niente, e tu e Giancarlo. Grazie dell'accostamento, ti sono particolarmente riconosciuto. Ciao Giancarlo. Ciao. No, quindi diciamo così, no, non un pronostico, sempre a livello nostro gioco. Sì. No? Allora, domani che genealogie vincono? Allora, io direi che qua i favoriti sono l'uno e il due. L'uno è un figlio di Marajà Zilat, di Andrea Gusinati. E dunque il numero due, Zefirodete, è un figlio di Mago d'Amore. Poi abbiamo Zod Griff Italia, che è una re di cash, ma è una cavalla che si scatena, una cavalla un po' strana. Poi abbiamo Zarasa Italia, che è una re di cash. Abbiamo Zilanda S, come abbiamo detto prima, che è una donata Nover. Zaffiro Top è un altro donato Nover, un altro cavallo molto interessante, anche questo lo terrei d'occhio, perché poi abbiamo Zar OP, che è figlio di quel cavallo che non so mai dire il nome, Man of Many Missions, esatto, quello lì, proprio lui. Poi abbiamo Ziguri dei Greppi, che è un oronometro, e lo Zab di Cibri Falco, che è Dream Vacation. Bello però mettere le sigle su alcuni cavalli, una sottolineatura importante. Eh beh, sì, no? I grandi professionisti dell'etere giocano così. Esatto. Quindi devo pensare che tu ti stai puntando lì. Ci hai messo anche la musichetta, un sottofondo. Sì. Ma alla fine, insomma, comunque parliamo di tanta roba, Donato Nover, sì, parliamo di Ready Cash, parliamo di adesso, tra l'altro Marajà. Uronometro, mi fa piacere ancora che ci sia, perché Uronometro è uno stranone che ha dato tantissimo. Sì, è molto, abbastanza vecchio, comunque sì, Donato Nover. Tra l'altro Uronometro da? Da Le Mondrà. Quindi vedi che poi alla fine tutto torna. Sì, tutto torna. Sì, comunque sì, tu sì. Con chi stai? Facciamo le story off. Allora, io starei con Zefirodete, Mago d'Amore e Zarasa. No, la genealogia non mi interessa. Mago d'Amore. Tu stai con Mago d'Amore. Io sto con Donato Nover. Tu con Donato Nover, quindi siamo due tu e uno io, eh? Sì, perfetto. Perché del resto tu sei l'esperto, quindi. Sì, Donato Nover. Con l'handicap. Sì, vabbè, c'è la Zilanda S che va forte anche lei, la guida Federico Esposito, tutto che è in gran forma Federico. Ieri non ha sbagliato una mossa, veramente in gran forma. Vince spalle indietro. Sì. Beh, sai. devi anche, perché devi essere al posto giusto, sì, per tra le altre cose corri indietro contro dei cavalli che sono più quotati, perché alla fine ha pagato 7, quindi non era favorito, quindi quando corri con un cavallo che hai un rimane è facile, però lo impari, sì, certo, dopo. Che però scusami, giocare, correre contro Buffon che ormai ha 40 anni, sì è vero, avrei vinto anch'io, è vero, quando corri un cavallo a 1,30 lo sai che ha di avere un'ora in mano, invece lì l'ha imparato dopo che aveva un'ora in mano, certo. Quindi, però lui ha guidato con fiducia, quindi si vede che si fida anche dell'allenatore, di quello che gli ha detto l'allenatore, tutto proprio, non ha sbagliato una virgola, e forse che ascolta anche quello che gli e forse che ascolta, perché non sono molti quelli che ascoltano effettivamente, come dice Ciro con che parla fa mi ricordo proprio che parla fa con la faccia proprio come dire, cosa si sta qua a dire, no? Sì, quello è, che è molto più comune di quello che si pensa, quasi sempre. Anche perché, scusami, per le poche esperienze in pista, sì, quando vai in pista gli episodi che possono arrivare sono mille, prima. No, difatti. Vabbè, allora io a questo punto chiuderei in gloria con un tuo pronostico, non lo facciamo spesso, il tuo pronostico per il Master.
Il master direi che mi sembra che Arazibocò abbia preso il numero 2. Quindi sì. Davanti lui saluto e buon Natale a tutti. Io starei molto attento a Sonia perché la guida anche ben lei, tra le altre cose, anche molto ben guidata. Sonia sta andando forte e è molto ben guidata. Però scegli Sonia o Arazibocò. Stiamo al secondo race off, oggi è una giornata prenatalizia. Ti lascio scegliere a te, prima le ho scelti due io. Lo sai che mi piace andare controcorrente, prendo Sonia. Va bene. Perché è facile prendere Arazibocò. Io prendo Donato Hannover in quel caso lì. Allora, vedi, facciamo il cambio. Ecco, e io prendo Arazibocò. Ecco, così allora, prendo Varenne. Va bene. Magari. Allora, con questo noi vi salutiamo. Ciao a tutti, ciao. Tanti auguri di buon Natale. Auguroni. E poi ci risentiamo comunque prima della fine dell'anno. Vi ringraziamo sempre per il vostro ascolto. Un grande abbraccio e alla prossima. Ciao. Ciao, Ne. Tanti auguri. Ciao, Ne. Ciao.